Bucio de culo! Buonasera, le. Sub, vi mando in anteprima il video di Colonia appena finisce di sistemarlo, perché è stato un video molto, molto sofferto e pesante. Sofferto in tutti i sensi, perché pensate, il 100% del montaggio è stato fatto con il dolore. Dura 25 minuti. Ve lo mando, anche se non ha finito di renderizzarlo, lo mando su Telegram. Sul Telegram ve lo mando. Manca una canzone vecchio per lei di Halloween. Nel senso che... cioè, perché io non l'ho... ho cambiato il pre-live di Halloween? Sai che non mi ricordo, l'ho rifatto? Alex, 47esimo anniversario. Grazie mille. Grazie a Luke. Rinnovo e scappo, gattone, spero si senta un poco meglio. Oggi due brufemmi sono calato. Grazie mille, grazie a Gorna Girl per i 13 mesi, buonasera, buonasera a lei, grazie ad Alex per i 62, a Cornigian, se fossero anni direi che sono maggiorenne, ma non lo sono, grazie mille, grazie a Bug, e siamo quasi a un anno, grazie mille. Rinnovate che forse torniamo alle 3009, eh? Come mi sento stasera? Ho male. Meglio di stamattina. Questo va detto, molto meglio di stamattina, però ho avuto male. Sono andato al supermercato, avevo malissimo. Però ahimè ero da solo a casa e non ho fatto in tempo a cucinare, quindi sono dovuto andare a comprarmi della roba. Drake, non so che dire, viva Sif! Confermo, anch'io dico, no, non lo dico. Anche lui è lo Square House adesso. Ho mangiato di buono, ho comprato 3 salsicce di numero e 4 pezzi di zucca al forno. Che buona che era. Che buona che era. Ma veramente speciale. Quanto è buona la zucca. È veramente buona la zucca. A parte il caffè alla zucca che ha comprato la Ale, è stata l'Anespresso. E allora dai, ho detto, ma sì, oggi bevo un caffè che lo assaggio. Ho preso questo caffè, adesso non so come si chiama, vediamo se mi ha mandato via mail la pubblicità, sicuro. Novità autunnale, ecco qua. Era Pumpkin Spice Cake. Ok? O era una merda? Sapeva solo di cannella, praticamente. Mamma mia, che schifo. Mi ha fatto proprio... bleh. C'è un caffè ho bevuto e mi ha fatto pure super cagare, pensate. Arriverà Crypto, sicuro. Buonasera, buonasera. Stasera giochiamo a Hairdresser Simulator. Che in realtà adesso mi sa che potete provare tutti, perché la demo è disponibile per tutti. No, non lo so. Comunque mi hanno detto che l'embargo era ieri per me, ma in realtà la demo la rilasciavano oggi per tutti. E sarò figo io, ce l'ho solo io, non so. Che palle, Gabriel, mi dispiace un sacco. Ma non ce l'hai un tipo un antistaminico per la zucca? Lo Starbucks Pumpkin Spicy Latte è molto buono. Ma infatti rosico di non avere uno Starbucks qui vicino, perché a me piacciono molto le cose che fa Starbucks sotto questo periodo.
Ho avuto la fortuna di andare in America in questo periodo qua. Mamma mia, che roba. Era incredibile. Veramente buono. Anch'io dovrei farmi un'ora di treno per andare a Milano o Torino per Starbucks, ma non ha senso. L'unico peccato è che qui, in Italia intendo, abbiamo un po' troppo la puzza sotto il naso, perché benissimo il baretto, benissimo l'espresso, lo adoro l'espresso, lo bevo molto volentieri, però siamo rimasti un po' indietro. Siamo rimasti un po' indietro. E tutte queste cose qui, lo spicy latte, il latte col caramello, tutti e due 19, ma l'avete fatto apposta allora! Grazie Luca, ambo le bevande natalizie di Starbucks, anche io, anche io. E grazie anche a Dark Santo, entrambi per i 19 mesi. Comunque stavo dicendo, purtroppo da noi c'è stata un po' questa chiusura che un po' capita, e da un lato la capisco. Perché dici no, questa roba qua è sbagliata, non si fa, noi facciamo il caffè buono, quello così. Però attenzione, il fatto di fare il caffè buono, l'espresso, il macchiatone, il macchiato, il cappuccino, tutte le cose, quelle cose lì fatte come Dio comanda, non ci vieta di sperimentare altri gusti, soprattutto utilizzando il latte e la panna e facendo delle ricette un po' più particolari, anche perché tutti questi intrulli, chiamiamoli intrulli, che fa Starbucks, che fa appunto a periodi, cioè sono anche qualcosa di diverso, qualcosa che ti fa sentire di più l'autunno, ti fa sentire di più l'inverno, cioè sono cose molto belle. Vedi la chiusura di Domino's Pizza. Allora è un esempio un po' diverso effettivamente Domino's Pizza, però è un esempio funzionante. Poi quello lì è un po' diverso, perché in realtà Domino's Pizza ti dava la pizza di spizzico, un po' più testosteronica, ecco. Alla fine, da una pizzeria di Domino's alla pizza, no, la pizzeria, capisco che su Domino's c'erano gusti un po' più estrosi, che però in realtà trovi in tante pizzerie. Il problema è che da questo punto di vista abbiamo la chiusura mentale del si fa così e basta, esatto, esatto. Però una cosa non sostituisce l'altra, attenzione. Cos'è il polentino? Che? Domino's Pizza però fa un po' schifo la pizza proprio. Ma in realtà Coccolino io l'ho assaggiata due volte, mi pare. Quella all'hamburger non mi è dispiaciuta, chiaro, non è una roba che mangerei abitualmente, però è una roba diversa, aveva il suo perché, secondo me. Era proprio una pizza fast foodosa. Sì, pizza hamburger, era proprio una pizza con i condimenti dell'hamburger. L'italiano medio non si abbasserà mai queste americanate, ma perché abbassarsi? C'è qualcosa in più, è un'offerta che ti viene data, non è una sostituzione. Ora, se da domani tu andassi al bar e trovassi solo spicy latte, il caffè latte, in mezza tanica e tutte quelle puttanate lì, posso capire che dici, vaffanculo. Però non è così che funziona. No, a me non è dispiaciuta quella di Domino. È una scelta, mica un obbligo prenderla, esattamente. Starbucks ha fatto l'errore di farsi chiamare una caffetteria qui da noi quando di fatto non lo è. I bar sono una cosa, la caffetteria è un'altra. Due amici ne hanno aperta una e Starbucks è una terza cosa. Scusami, cos'è cambia da caffetteria a bar? Chiedo proprio da ignorante, eh? Ah, perché la caffetteria fa solo proprio caffè, dici? E invece loro fanno bevande che sono poco basate sul caffè? Ah, interessante. Quindi il bar serve tutto, la caffetteria solo caffè.
Quindi se io entro in una caffetteria e chiedo un latte caldo, non me lo fanno? Una cioccolata calda, mi sputano in un occhio? Billy Tacos l'ho provato e non è male. L'unico difetto di Billy Tacos è che non ti mischiano gli ingredienti. Quindi tu mangi un ingrediente, continui a mangiarci un altro, continui a mangiarci un altro ancora. Per me è un gravissimo errore quello per la costruzione di un taco. Dimar, che siamo a 8, come i giorni di una ottomana. Anche secondo me. In una caffetteria ti propongono caffè speciality, presi da piantagioni diverse nel globo con gusti, estrazioni e aromi diversi. Più che fare solo caffè, si specializzano nella degustazione. Ah, ho capito. Ho capito. Ciccio che invece ha trovato su Google che la caffetteria ti dà solamente prima colazione break e non ti dà gli alcolici. Nel bar ti viene dato anche l'alcolico. Boh. Sì, ci sono vari modi di fare il caffè. C'è quello lì che viene versato freddo, che ci mette 45 ore ad essere filtrato. Quello sgrattugiato a mano. Insomma, ce ne sono tante di opzioni caffettose. La French Press. Ma la French Press rischia sempre di far passare dei fondi. Mi viene da vomitare come idea proprio. Laura, grazie per i 40 mesi. Se mi capitano dei fondi di caffè nella tazzina, io muoio. E purtroppo le macchinette dell'Nespresso ogni tanto lo fa e io sono... Poi c'è la macchinetta industriale che ti dà il petrolio al posto del caffè. Uno dei migliori caffè che abbia mai bevuto l'ho bevuto da McDonald's. Avevano appena aperto la caffetteria, il McCaffè, qui in Italia. Non so se sono stato uno dei primi clienti e la macchinetta era ancora nuova, però era buonissimo. Ne ho bevuto uno invece recentemente, faceva abbastanza cagare. Però anche lì non so se hanno cambiato miscela, non so se magari la macchinetta non è stata pulita. Però vi giuro su Dio, uno dei migliori caffè che ho bevuto in vita mia è stato proprio in un McDonald's, ma tanti anni fa. È interessante quello form out. Devo convincerla Ale a passare al macinato, non vuole. Hanno cambiato barista. No, vabbè, ma sai che non mi ricordo neanche in quale McDonald's l'ho bevuto quel caffè lì? Forse era a Padova addirittura. Non lo so. Cioè io mi ricordo solamente che ho bevuto quel caffè in un McCaffè da McDonald's, ma non mi ricordo minimamente dove l'ho bevuto. Per niente. Sì, Gabriel. Però tanto ce l'ho uguale il rischio, a quanto pare. Quindi... almeno bevo un caffè. Budino, sono 49 mesi, fatti un po' di tempo fa e mai condiviso per mancanza di tempo. Non si preoccupi, io la ringrazio adesso. Vi dico più non nego, una delle pizze migliori mangiate è stata in Croazia. Lo so, Formout, infatti sto cercando a Umma di portarmi a casa l'ultima uscita di De'Longhi, facendomi valere come influencer. Molto probabilmente il signor De'Longhi mi sputerà personalmente in un occhio. No, io ho la macchinetta Nespresso. No, le cialde mi fanno cacare. Non hanno per niente la le cialde non hanno per niente la stessa qualità delle capsule, eh? Bevuto per anni il caffè in cialde. No, non è la stessa roba. Esatto, quella che ha fatto vedere Galeazzi, voglio.
dubito che succederà, però io ci ho provato. Sono unito a LinkedIn, ho fatto un po' di... Dipende dalla macchinetta. No, dipenderà dalle cialde. Scusa. Che differenza c'è tra la capsula e la cialda? La capsula è sottovuotata, diciamo, quindi mantiene per bene il coso del caffè. La cialda invece è quella fatta di tela. Poi sì, è chiusa anche quella in celofanata, però sa di, proprio di culo. Anche le capsule non sono in granché in realtà. Rispetto alla cialda, però c'è una bella differenza, insomma. Non sottovuoto, ma atmosfera protetta. Grazie, Drake. Infatti, mentre ci pensavo, pensavo che non era giusto, perché in realtà sono un po' gonfiette. Le cialde hanno bisogno di una pressione bar maggiore, quindi macchinette economiche di solito non hanno abbastanza. No, no, noi avevamo una macchinetta della Bialetti che si sparava le cialde. Comunque. Poi si spaccavano anche ste cialde de merda. Vabbè, comunque. Hairdresser Simulator, che in realtà non è ancora uscito. Però mi hanno dato l'anteprima. Non del gioco completo. Non dirmi la mocona. La mocona era quella fatta a forma di moca gigante. E Zanfo, buonasera, signor Gatto. 31 come i giorni di settembre più 1. Grazie per ogni secondo che dedica alle live per il sostegno. Lei è troppo gentile. Lei è troppo gentile. Grazie mille. Sarà copyright sta roba, sicuro, dite. Linondals, se serve qualcosa sul caffè chieda a me, anche in privato, lavoro per una grande ditta, quella che ha ucciso l'uomo ragno, proprio quella? Linondals, io sto cercando di ottenere gratuitamente l'ultima caffettiera della DeLonghi. Mi puoi aiutare? Faccio pubblicità, naturalmente. Poltina, vero? Meglio? Sono di un'altra azienda abbastanza concorrente. Naggia. Mannaggia. Allora non vado oltre che non le faccio dir cose. Monkey, come la va? Tutto bene, grazie. Oggi ho rotto il cazzo all'urologo. E basta. Farò quello. Cioè, spero, mi ha detto. Ti ho scritto un messaggio lunghissimo. La risposta è stata: ok, sollecito nuovamente. Con il pollicione. Con il pollicione. La simpatia, vabbè. Arrivo, A me lo sollecita, speriamo l'abbia fatto. Mi sorreggi come gif alla fine del messaggio. Spero niente di grave. La raga, ho male. Cioè, ragazzi, ho male. Pochi cazzi, ho male, male, male. Oggi ho finito il video a fatica. A fatica sono venuto su a finire il video, perché sennò domani non usciva. E devo anche registrare, perché devo comunque spingere Instant Gaming, quindi probabilmente domani registrerò un video di un gioco che ho preso da Instant Gaming, perché altrimenti mi tolgono la collab. E io devo un po' pedalare adesso.
siamo già al 10 praticamente domani di ottobre, una rottura di palle. L'ha fatta cool emote col pollicione, molto bella. No, non ho brutte notizie, non ho notizie. Non ho notizie. No, no, la ciambella serve... Adesso non la sto usando per dirti, perché anche lì è situazionale. Il dolore è veramente super situazionale. Ogni tanto mi fa male stare in piedi, ogni tanto mi fa male stare seduto, mi fa male stare sdraiato da un lato, mi fa male stare sdraiato dall'altro lato, mi fa male stare sdraiato a pancia in su, mi fa male sempre. E cambia ogni 5 minuti. Cosa sul collo? Sai che non lo so, mi sto grattando. Vedi? Ciao. Credo di avere una pallina di grasso qua sotto, me la continuo a toccare, infatti sono diventato tutto rosso, vedi? Non credo sia un pelo incarnito, ma neanche un brufolo, credo sia proprio una pallina di grasso. Si nota molto la sua nuova spinta su YouTube, almeno per una percezione mia. Ti ringrazio molto, Manuel. Infatti vi chiedo questo favore, anche se non lo dico nel video, se il video vi piace lasciate un like e un commentino. Fatemi questo favore perché veramente io mi sto impegnando tanto. Il video di Colonia che vi ho mandato ne è la dimostrazione, perché parliamoci chiaro, io sono andato a Colonia solo per fare il video. Sono stato a Belluno per registrare il video di Starlink e il video di Starlink è andato de merda. Io mi sto un po' impegnando. Adesso in realtà ho tante altre idee, però finché sto così male non riesco a farle. Ne ho veramente di fighe, credo, per me lo sono, però finché non sono al top non voglio registrarle. Se vedete l'impegno, veramente basta poco, un like e un commentino, ok? Mettete un... al video. Video Starlink era davvero figo, è andato molto male. È andato molto male il video di Starlink, ragazzi. Poi non è colpa vostra, voi l'avete visto, l'avete anche mi piacciato probabilmente, però è andato molto molto male. Vabbè, giochiamo. Campagna o altri modi di gioco? Quale sarebbe il video di Colonia? Ve l'ho mandato su Telegram, quello. Quello esce domani. Se poi andiamo un'avventura da parrucchiere, cazzo. Ovvio. Ma solo per donne? Glenn, mese dopo mese si rinnova per la tua indispensabile compagnia. Grazie mille. Per te su Telegram, punto esclamativo Telegram. Ok. Ma sapete che lui somiglia a uno dei barbieri che c'è qui a Treviso che è sempre ubriaco? Non sto scherzando. Né per il fatto che gli somiglia né per il fatto che è ubriaco. È quello dove mi ero trovato bene la prima volta. Vi giuro, la seconda volta sono stato da lui e diceva tutte frasi sconnesse. Vi giuro, eh. E diceva tutte frasi sconnesse, mi ha tagliato i capelli come voleva lui e poi dopo leggendo anche le recensioni e parlando con il mio nuovo barbiere ho scoperto che è uno che beve. Tu ti fai mettere le mani e forbici addosso da uno ubriaco, ma non lo sapevo che lo fosse. Mi aveva detto una roba tipo: il prossimo taglio sarà gratis se tu mi porti la foto di uno che ti accompagna. Di chi ti accompagna. Mi è rimasta impressa. Ma che cazzo dice? Boh. Vi giuro, ha detto questa roba qua. Sembra basso il volume adesso. See this young woman over there? That's Posey. Posey. One of my regulars. Okay. Quite the free spirit. Sometimes even an airhead. Okay. She has some lovely curls that sadly okay. She doesn't take good care. Sometimes it's better to straighten them out and put on a layer of decent hair. Okay. Dye. Probably shouldn't give her a lecture about hair care afterwards. Okay. But it won't stop me from trying.
Va bene. Ok. Va bene. Ok. Aspetta una... che mouse! Fermi. Allora, opzioni. Audio alziamo un po'. Direi passiamo la musica. Controllo, mouse e tastiera, non c'è la sensibilità. Cos'è la velocità di rotazione della telecamera del cliente? Facciamo così. Tu devi essere Igor. Passo ancora un po' gli effetti. Ok. Ok, salve signorina! Ma come mi viene vestita qui? Non posso uscire. Ok, ce l'ho fatta. Salve? Posso aumentare un po' il FOV? Chiedo. No, eh. Vabbè. Grazie a Snoopy Mitch per i 43 mesi e al Mastro per i 23. Devo lavarle il capello. Premi per spostare il cliente. Forse la musica è un po' alta ancora. Vestite come vesto io, a parte che non indosserei mai il rosa. Scusami, cos'è successo? Cos'è successo? Qualcuno le ha tirato i capelli? Ma tu, coccolino, giri con la panza di fuori così? Ma ti viene la diarrea? Ti viene? Matta! Avvicina la postazione di lavaggio e premi E per iniziare a lavorare col cliente. Io abbasso ancora un po' la musica e non mi piace. A me piace molto il rosa. Mi piace proprio molto il rosa. Sicuramente muschio. Allora, ecco qua. I don't know what was worse for my hair. Ma è completamente diverso. Or living in a tent. Adesso l'audio è fortissimo della sua voce. Ha dormito in tenda? I tried to take care of it. In sì. The end, I was too busy having fun. Dexmax, grazie per i 41 mesi. Buonasera. It was my first big music festival after all. Ok. Non gliel'ho chiesto, ma... Ah, giusto, siamo dei parrucchieri, quindi dobbiamo conversare. Now oh, dimmi tesoro! Presto sarà il ringraziamento. I want to make sure my family isn't too worried about me. Perché? E lo capiscono dai capelli? Grandpa already doesn't think I have a real job. Cosa c'entra? Che lavoro fai, tesoro? No need to make him think I'm a swamp witch. Non voglio rafforzare la sua convinzione che sono una strega delle paludi. È ubriaca lei. I'm way past trying to explain what being a freelancer means. Ah, è una freelancer, c'ha la partita IVA. You gotta pick your battles. Sì, un problema alla volta. Allora, tieni premuto destro per selezionare gli strumenti necessari, va bene. Poi dopo le devo spruzzare tutta la faccia. Tieni premuto il sinistro per spruzzare. La doccia è l'attrezzo più importante per lavare i capelli. Cos'è questo qua? Serve a vedere la personalità? Ma no, la percentuale di lavaggio. Mira i capelli del cliente e tieni premuto per insaponare i capelli. Che bella questa spazzolina qui. Ecco, il barbiere ubriaco usava questa spazzolina qui quando mi doveva lavare i capelli. Quello nuovo non lo fa più, però comunque sono super soddisfatto. Di Giovanni. Chiamate Antoine e chiedete di Giovanni, poi, se siete di Treviso. Lì fa un lavoro eccezionale, bravissimo. Senza nuovamente la doccia, tiene premuto per sciacquare. Ok. Allora, aspetta un attimo. No, ho sbagliato! Vabbè. Allora, opzione, abbassiamo un po'. Così gli effetti, le conversazioni anche. Boom. Allora, tasto destro, tiro fuori la doccia. Però abbassino il volume. Rialzo gli effetti, scusami, eh. Volevo proprio sentire... Com'è? Così va bene.
Che figata l'effetto sui capelli! Guarda! Vabbè, ma che bel lavoro! Cazzo! Bello, bello, eh? Applichiamo lo shampoo. Eccolo qua. Ma dai, tutti i liquidini! Squashiti, 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 squash. Aspetta, che qua sotto... Sarei un fiato a grattare, signora. Qua sotto bisogna sgrattare meglio. Ecco qua. Bellissima. Eccoli. Ara, che bei lavori. Non viene bene qui. Perché? Io sgratto, sgratto, ma non funziona. Ok, a posto. Risciacqua lo shampoo. Lo shampoo. Napolo, bel gioco, 10 su 10. Ma sai che non è mica male? Non è mica male? Ah, sì, mi ricordo. Fa la tinta e dopo vediamo. Lascia agire. No, vabbè, ma è il primo giro, eh. Occhio agli occhi, signorina. Mi dica se è troppo calda o troppo fredda, eh. Le piace, le va bene, ok. Posto. Ok. E adesso abbiamo dato. Ragazza, fa sonno. Vai. Ma sbaglio, ce li ha già più corti i capelli. Prima erano ricci e anche un po' più lunghi. Olè. Prima di iniziare a lavorare col cliente seleziona asciugacapelli. Ma no, in realtà andrebbero tagliati i capelli, non vanno asciugati. A voi fanciulle ve li asciugano prima? Me li asciugano poi? Effettivamente non gli abbiamo messo una protezione. Non gli abbiamo messo un... O forse semplicemente le laviamo, non tagliamo magari a lei. Magari lei non le dobbiamo tagliare i capelli. Puoi fare clic sull'ologramma per mantenere i capelli... Tutti i capelli tranne la parte selezionata. Ok. Ah, vedi, sì, le dobbiamo fare la tinta, le dobbiamo fare. Non è il taglio. Eh no, a me li tagliano da bagnati, magari per le donne era diverso, però vedi, dobbiamo fare la tinta. Adesso presenta le pene della pittura, quindi scegli il colore che desideri applicare sui capelli del cliente. Va bene. Allora, che colore mi vuoi, tesoro? Dimmi tu, dimmi tu. Non me l'ha detto. Non me l'ha detto. E io che cazzo ne so, come li facciamo? Ramati belli. Un bel blu notte. Bello blu notte. Così? Questo è viola, è un po' più... Così, aspetta, eh. Così? Bellino così? Come funziona? Così. Boh, sembra aver funzionato. Però il problema è che non li ho colorati qua. Ah, vedi. Ah, ben ben. Ah, guarda qua che lavori, ciao. Bea che mai, tesoro. Te sei proprio Bea. Andiamo giù. Ma secondo voi quello è il risultato finale? No. Poi diventano più scuri. Adesso è venuto lavandoso. Sì, però secondo me dopo... Non è il colore finale questo. Perché guarda com'è scuro qua. Ok. Forse facendo più passate. Non ho idea.
Ostia, qua sono venuti un po' crispy. Ok. Si può dire scurisce? Perché non è giusto? Si rabbuia? Risciacquo dei residui di colore è una formalità. Che schifo, se no non lo fai, scusa. Vedi che adesso stanno prendendo il colore giusto. Vedi. Ok. Oh, guarda che bella che sei venuta, tesoro. Sei proprio bella, cacchio. Ecco qua. Boom. Vieni qui. Le sta proprio bene con quel rosa. E adesso? E le asciuga i capelli di nuovo, giustamente. Mi piace da morire che i capelli tornano ricci una volta asciutti. Cioè, non è banale comunque come dettaglio, eh? È fatto proprio bene. Poi, è un gioco di quello. La pettinatura è un altro dei compiti più importanti del parrucchiere. Per stirare i capelli di posi, apri il menu degli strumenti e seleziona il ferro da stiro. Grazie a Mario Mistro per 59 mesi! Che senso? La piastra! Allora, aspetta, partiamo dai capelli sotto. Ecco qua. Boom. E ora glieli piastro io, signora, eh? Guardi. È che quella della Dyson, questa. Costa un fottio e glieli fa da Dio. Eccoli lì, guarda, eh? Chissà se ci sono poi dei perk che posso raggiungere. Tipo gli stiro col 50% di velocità in più. Comunque secondo me non stava male riccia. Dico. Il capello corto così riccio secondo me non è brutto. Tende la piastra? Sì, per fortuna. Cioè io la preferisco il riccio. A questa lunghezza qua preferisco il riccio. Così sembra un po' l'effetto... Sembra un clown la signora qua. Con la Dyson piastra in modo più sano. Davvero? Non so, gliel'ho regalata l'Ale, ma non ne ho capito un cazzo. Era meglio riccio. Cioè, così sembra un clown, eh? È Buggy di One Piece. Le metti il nasone... La trucchi un attimo, sono quella, è Buggy. Il fatto che siano blu aiuta l'effetto clown, è molto vera questa cosa. Grazie a Sidescross per i 16 mesi. Anche un po' Edna, è vero, è vero. Tu devi essere Igor. Che devo fare? Concludi il lavoro col cliente, sì. I feel much better now. Su, dice lei. Honestly, I couldn't have done it better myself. Va bene. Feels good when how you look molto più bella qui, comunque. Inside. And I swear, I'm less of a mess than I seem to be. Non me ne frega un cazzo. Give my warmest regards to Jordy. Va bene. He really knew what he was saying when he recommended I see you this time around. Hope you've learned your lessons because school is out. School is out. Yes, you heard me right. I'm going to get out of your hair now. Good luck with your salon. Remember to take good care of it. Ah, ma adesso sono senza rete? Pick one that feels like a good fit, or just one you can afford for now. Rent in this city can get crazy expensive. Remember to keep your workplace presentable. How else will customers know they can trust you? You gotta show them your best side. Va bene. Quindi mi sta mandando via. 10.000 dollari. Beh, non è tanto. Meno che non sia l'affitto. Compro?
Compro. Hey kid, I know I said I'd leave you alone. Che è tornato però lui. But do you have a moment to talk about company branding? Sì, a me non dispiace, nice to meet you, però. I'm very happy to see you try and make it. Faccio un po' la Sweeney Todd della situa. E io lo lascerei quel nome lì. Bello, no? Still, life is in the air. To be able to tell you from the competition. Sì. That's why it's important to put some thought and effort into you. Take a minute to design something that fits your idea of your brand. Va bene. Or just look sì. silly enough. Ah. Allora, serve uno sfondo. È un design. Cos'è? Sfondo, che cos'è? Il colore proprio? Ok. Fatto legno? Mi piacciono i puntini, fanno molto parrucchieria. Questi puntini qui, un po' vintage, quell'anni 20, ricercato. Non è male il puntino. Cos'è il valore dello sfondo? Che vale soldi? Ah, la quantità di puntini. Dimensione insegna. Beh, gigante la voglio. Grossissima, devono vedere dappertutto. Allora. Bello così, aspetta. Design me lo fai bello con i puntini bianchi. Ecco qua, colazione da Tiffany. Mix Squall, 69 mesi. Ok, modello. No, vorrei un qualcosa un po' più... Tavolo buono che conosco il proprietario, ma c'è... Ah, solo questo c'è. Forse uno bello. Dai, questo qui è semplice. Anche questo non mi dispiace. Andiamo sul rosso, se può fa. In realtà dovremmo mantenere il bianco, secondo me. Nome. Oh, quello non è male. Questo qui è quello che uso nei video ogni tanto. La scritta non si legge molto bene, infatti adesso la cambiamo. Bella questa. Io andrei di titolo dei video YouTube. Poi dobbiamo mettere sempre il bianco, dobbiamo metterli. Si può mettere un bianco un po' più brillante? Purtroppo... Non si può rimpicciolire questo? Che palle. Che me lo copre. E allora facciamo questo qua con la forbicina. O qui. Anche questo non è male. Dai, mettiamoci questo. Non è male, dai. È una città di Elio e le storie tese, Keysons. Oh, ci sono delle vernici decenti. In pietra. Cosa cambia? Oh, plastica. Legno mi piace. Poi qualcosa... però questo qui non si addice. Questo. Non si può cambiare il colore. Ah, ecco qua. Vuole un legno un po' più scuro, guarda. Oppure il legno bianco? Che me lo spara dall'altra parte, così. Eh? Funziona? Come ve lo vedete? Troppo per me no. Andiamo al salone.
Ho nessuno il parapluie deve essere pulito, quindi devi gettare regolarmente la monnezza. Ok. Quando acquisti un nuovo salone o desideri decorare quello vecchio, rendi nuovi esistenti, ok. Quello non si è affatto preso cura di questo posto. Ripara i buchi. Che schifo. Sì. Quindi si intonaca, si fa tutto. Oh, che bello questo gioco. Diventa sempre più bello. Chi ama lavare le finestre? Io! Ma sono nei giochi, però. Boh. Ah, giusto che era una macelleria. Scusa, ma cosa facevano qua? Cos'è una zangola questa? Che roba è? Ah no, è un ceppo. Via via i resti di animali morti. Pickles, che schifo. Cioè proprio così li vendevano a barili. C'è la ricotta. La bilanciona. Il frigo. Bon. Mano vuota. Come faccio a buttare la moneta? Non ho capito. Perché lo raccoglio. Ah, il bidone lì. Oh! Scottie Pippen! Michael Jordan! Kobe Bryant! Bugs Bunny. Male. LeBron James. Dennis Rodman. Taz. Magic Johnson. Della Johnson & Johnson. Baby. Larry Bird. No, l'ho mancato. Larry Bird dei Celtics. Kareem Abdul-Jabbar dei Lakers. Bill Murray che gioca a golf. Michael Jackson. Hihi. Cos'è sta roba? Dei ritagli? Shaquille O'Neal. Arca vacca, niente, non è entrato. È sparito anche il bidone. Vabbè. Fuori passava un ubriaco. Sì? Ho visto una ragazza. Ah, ma siamo in centro, guarda. È appesa. È appesa a un filo. Ok. No. Che devo fare? Ah, devo cliccare, ok. Se doverlo scuotere. Ma cosa cambia dalla scopa all'aspirapolvere? Cioè, l'aspirapolvere che fa? Oltre ad essere piccolissimo. Ma è per i bambini. Vabbè. Allora, cazzuola alla mano, sono il tuo capitano. Olè. Sì. Somma, Somma. Più o meno. Molto più o meno. Ah, c'è anche le luci che saltellano, ecco perché. Pare che abbiamo ancora il coso fuori da macelleria. La S di Soros. Ha sbrillato, Che fastidio che è molle e non segue il mouse 1-1. Oddio, come mi muovo? Posso uscire da questa roba? Ok, grazie. Puoi cambiare il colore delle pareti e delle piastrelle del pavimento? Eh beh, mi sembra più che giusto. Vai. Allora, si parte dal pavimento. Come si fa, scusami? Col tab.
Allora, muro, pannello di legno scuro mi piace. Oppure preferite, non lo vedete. Se no ci sono le assi di legno scuro. C'è la scacchiera anche. La scacchiera fa molto anni 50. Sto giocando in anteprima, sì. Questo qua fa un po' western. Non mi dispiace, vediamo. È molto bello. Il pavimento, sì. Il parquet. Messo sopra il piastrellato, tra l'altro. Si va super risparmio qua. Dura poi una roba del genere? Bynes, il tempo passa se rimani sempre una costante. E tu rimani sempre una costante, grazie mille. Il muro col mattone a vista mi fa un po' cagare. Mi piace tantissimo fuori, non mi piace in interno il muro faccia a vista. Wow, è tanto molto bello. Vediamo qua che cosa mi propone per il... blu scuro. Io andrei di listelli in legno, sapete? Farei proprio il western. Il pannello bianco preferite? Blu scuro è molto bello, però abbiamo già il pavimento scuro, poi dopo ammazziamo tutto. O pannelli o listelli? No, andiamo di listelli. Che poi compra e dipingi. Cioè, li stiamo disegnando. Vedi che sta bene. Ah, sta bene, sta bene. Sta bene, sta bene. Avete visto che bella vernice di listelli? In realtà è carta da parati, potrebbe essere. Vernice a base di legno. È un pennello grande o un grande pennello? Cinghiale. Troppo baita per i miei gusti, mamma mia, sì, io ci vivrei in una baita. Legatemi lì dentro. Mamma mia, che bello. Che belle le baite, mamma mia. Strisciatella sui muri forse un po' troppo? No, è che sono entrambi già vecchi, cioè stiamo mettendo della roba già di vecchia. Vedi? Tutto rovinato. Questo è il problema. Ah, basta cliccare veloce. Puoi decorare il salone a tuo piacimento. Il soffitto rimane quella roba lì. Scusa, ma è terribile. Con questo neon. Vabbò. Piani di arredamento. Arredamento per salute. Retro o Galaxy? No, no, retro. Retro, assolutamente. Preset. Mazza quanto costano. Ah, bisogna spacchettarli, giustamente. Ok. Si verifica un problema dell'apertura del pacco, verrà informato. Cosa vuol dire che si verifica un problema? Impossibile comprimere. Il pacchetto si trova in una zona bloccata, ecco qua. Cioè, perché si dovrebbero rompere la cosa? Ah, mi dice anche dove metterlo, che peccato però. Forse perché è il tutorial. Ma
perché vorrei mettere dove la voglio la roba. Allora balta tutto qua. Inizio della giornata, avrai un po' di tempo per prepararti. Se tieni anche lo stato del sonno, non sia sufficiente, va bene? Prenotare i clienti è molto semplice. Basta trascinare il cliente che vuoi servire all'ora libera nel calendario. Che carino! Ok. Siamo open! Allora, Sam Baker me lo metto, guarda, subito qui alle 10. Ho un buco. Bella raga, non riesco. Sarò rapido. Mi scuso per aver interrotto la stream. Ripartirà a brevissimo. Volevo solo ricordarvi di rinnovare il vostro abbonamento. Così facendo accederete a contenuti esclusivi quali video per i sub, live per i sub, il Discord per i sub, ma soprattutto il nuovissimo gruppo Telegram. Grazie per l'attenzione e buona live. Posto? Molto carino, perché ad esempio, vedi, Sam Baker con la macchinetta ci vuole un'ora e noi lo mettiamo per le 10. Lo metto alle 10 e le 11 sono libero. Così posso già mettere Alicia per le 11, che è un'ora e mezza, e poi dopo mi libero per mezzogiorno e mezzo. Non posso fare però Sandra perché non ho il prestigio. Che ore sono? Sono le 10. Oh santi dio, chi sei questo qua? Ma è il Pokémon gatto. Ciao. Cosa devo fare? Gli devo lavare i capelli a rasatura? Ma dai, ma è già una merda qui. Vabbè, venga. Solo rasatura, eh? Madonna. Che lavandino. Riccardo, buonasera, signor gatto. Buonasera, grazie per i 21 mesi. Ho ancora le tende da macellaio, hai visto? Hey man, I have no idea what to do with that bird's nest. Okay. First I had a mohawk, grew it out, dyed it red. Lo vedo. My mates from the band told me just to shave it all off. Va bene. So I ain't got much to lose. Can't look any worse than I do. And we got a gig this evening. Maybe you relax. Va bene. I'm gonna pay you with real money. Spero proprio. We're not famous enough to pay people with show tickets yet. Vabbò, allora... Modo più veloce per tagliare i capelli con la macchina, per tagliare i capelli, giustamente. Vabbè, che ci vuole? Ah, lui li vuole rasati. Carino. A un centimetro. Ma un centimetro è tanto comunque. Ti piace? Piace? Apprezzi? Madonna, sono liquidi i tuoi capelli. Guarda come cadono. Guarda come scivolano. Dove vado? Aspetta. Che bello sono però. Abbasserei ancora di più la musica, sapete? Per godermi ancora di più il suono qua. Farsi tagliare i capelli dal barbiere, i capelli e la barba, è una delle cose più rilassanti del mondo. Infatti quando vado lì e ci sto lì un'ora, veramente esco quasi rinato, quasi come andare dalla psicologa. Devo fare anche le sopracciglia o si può? Abbiamo finito? Non lo so. E ce l'ho lo 0% la rasatura completa del cliente. Perché? Ah, vai in figa! Potevo metterlo più basso. Ok. Ah, ma proprio così lo volevi? Mi sembra un pochino eccessivo. Vabbè. Devo farti anche la barba, si può fare. Posso farti anche la barba, l'occhio, ti taglio l'occhio.
A me non stava male rasato a un centimetro comunque. Non avevo visto che qua si, c'era ancora un po' di mare. Ah, perché va a step. Adesso ho capito. Va bene. Giulia, siamo a 30. Mi fa un bel taglio di capelli per festeggiare. Certo, come lui? Non gli vai con la spazzolina che gli è entrato negli occhi. Guadagno 100. Mazza che taglio. Figurati. Vatti a divertire. Sure, it's in a basement, but it has great acoustics, I promise. You would have to buy a beer or two, though. The owner of the bar made us promise we'd get him some revenue. Va bene, fuori dalle palle. Ciao. Devo pulire per terra, immagino. Quindi aspirapolvere? Oh yes, guarda! Bellissimo. Ecco qua. Ok, sono le 11. Adesso dovrebbe arrivare la nuova cliente, no? Eccola. Bagni i capelli con uno spruzzatore. Subito, signora, venga, prego. No, perché non me lo fa fare? E dovrei andare qua prima. Ah no, è questo lo spruzzatore, ok. Aspetta che rialzo il cappello. Non si può? Niente. Facevo prima con lo spruzzino. Cioè perché andare con lo spruzzino qua, in questa maniera? Ascara. Pet Cobra, grazie per i 32 mesi. Il tempo vola, devo dire, signor Gatto. Adesso questi simulatori è sempre professionista, modestamente. Taglia i capelli. Non facevo prima... Ecco la forfe. Le forbici consentono di tagliare i capelli in linea retta. Fai clic e tieni premuto per fissare le forbici. Cioè, signorina, occhio, tento, che c'amo me poppa. Anche qua. Boom. Olè! È molto più difficile di quanto non sembri. Signora, posso dirle che è stata in merda? Però glieli asciugo subito. Thermos, grazie per il raid! Avevate l'appuntamento? Guardate che ci vediamo domani sera, eh? E patapim e patapum! Grazie a Luca per la sub regalata. E la demo? Yes! Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Ciao! Va bene, sincero quando ti dice che stai male. Sì, sì.
E non abbiamo più appuntamenti. Teniamo comunque aperto nella speranza che arrivi qualcheduno? Ah, no, no, aspettiamo. Metti che passa qualcheduno che vuole. O andiamo solo su prenotazione. Com'è che funziona? Magari lui adesso entra e vuole farsi il baffo. Ciccio, grazie per i 35 mesi. Un giornaletto non ce l'hai? Non ce l'ho un giornaletto. Tutto già vecchio, ho comprato. Nick, un ringraziamento per l'intrattenimento. Grazie mille a lei per i 4 mesi. Vabbè, andiamo avanti. Ah, sì, mi ricordo. No! No! Emilia, grazie per i 6 mesi. Ma dai! Ma come? C'è il sandbox. Ah, sì, mi ricordo. Darione, torna dal mio gattone preferito, grazie mille. Proprio possiamo crearci il personaggio. Scansione del viso? Ah, sì, mi ricordo. Fotocamera online, vai. Posso cambiare fotocamera? Cosa fa questo? Ma è schiacciata la mia faccia, però. M'ha preso? Carica foto. No, era quella. No, ma me l'ha fatto secondo... Cioè, come funziona? Ha funzionato? Cioè, sostituisci il viso. Ma sarebbe la mia faccia questa? Ma non è vero! Ma non è che non è successo niente! Ma non, è, non c'entra nulla! Scusami! E non ce l'ho una foto nel computer. Non si può togliere deforma viso. Boh, non lo so. Faccio un selfie. Però adesso vorrà che me la mando, che rottura di coglioni. Ah. Quelle cuffie, sì. Si sta sincronizzando ai cloud. Sincronizzato, adesso si deve sincronizzare di qua. Eccola qui, salvala lì. Solo che non vi posso far vedere perché ho dei file con dei nomi segreti. Carica foto, vi dovete fidare. Peccato che non ci sia questa... datemi un secondo che lo devo spostare. Trova. Ragazzi, non la trova. L'ho messa sul desktop, però non c'è. Eh sì, è lì.
Image 65. Non c'è. Il formato, tu dici che il formato è un JPEG. F5 sul desktop, dice Gabriel. Non è cambiato nulla, perché è il gioco, secondo me, che non... Allora, aspetta, eh. Ok, trovato. Allora, io non so perché. Benedetto, guarda che questa foto non va bene. Ma me l'ha caricata storta, però! Perché? Ma io me la sono... L'ho fatta dritta, l'avete visto? Cosa vuol dire l'iPhone che è bello? Non è l'iPhone il problema. E dai. Vabbè, insomma, andava bene quello di prima, ecco. Ma è un maschio o una femmina? Non ho mica capito. Ma è il bambino di Mamma, ho perso l'aereo. In realtà non ho questa mascella qua, si può togliere. Tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. Ecco qua. No. No. Adesso è gli opt page è diventato. Non è che fa lo smorfioso. Sì, ma me lo devi tenere giusto. Sì, ma non può essere così grande sta mascella. È terribile. Cioè, non c'è verso di fare una persona normale, comunque, o minimamente bella. Non posso mettere il sesso maschio, forse per quello. No, scusami. Io ho fatto scansione del viso, forse non gli è piaciuto. Ok, allora riproviamo a fare la foto. Tavolo buono che conosco il problema. No! Ancora, dai. Non funziona più. Oh no, ho bloccato tutto! Aiuto! Aiuto! Mi ha rubato l'anima! Cosa succede? Porca troia. Guarda, facciamo così. Facciamo così, guarda. Adesso gli va bene. Aspetta, eh. Dov'è? Sono qua! Non va! Non funziona! Non va più niente! Non funziona più niente! Aiuto!
No, reimposto serve ad annullare tutto. Va bene, allora editor del personaggio, dai. Però adesso mi sembra già più simile a un maschio come dovrei essere io. Dovrei. Comunque le donne le potete fare solo brutte in questo gioco, eh? Non mi assomiglia per niente, però va bene, non mi interessa. Ma che colori sono poi? Come si fa? Cos'è? Perché che signore è lui? Cos'è l'omino bianco qua? Che hitter, sono io, Martina, grazie per i 32 mesi. Vabbè. Bello. Capelli marroni. Più marroni. Scusa, non li posso avere più corti? Questi sono i capelli più corti. Ok. Cioè non posso avere i miei capelli. Devo per forza avere la riga. Vabbè. Non l'ho già salvato. No. Ok. Quindi posso pettinare Antonello Capellini adesso. Ok. Vieni. Vieni Antonello, vieni. Te li lavo prima, eh? Balsamo, no, prima la bagno. Bravo, che bello che sei, Antonello. Te li faccio proprio belli, eh? Ah, non suona adesso che devo arrivare, ok. Te li insapono. Ma che goduria. Come ti insapono bene, Antonello. Poi torni, mi lasci una recensione positive. Ecco qua, te li sciacquo. Sono entrati viola i tuoi capelli. Cos'è successo? Che shampoo strano. Ecco qua. Eccolo lì. Boom. Andiamo. Vieni qua.
Nicole, sto facendo il barbiere. Allora, la spazzola. Allora, questo qua che gli togliamo un po' di volume. Eccolo là. Perché lui c'è, io ho tanti capelli, no? E quindi bisogna anche devoluminizzarli. Ecco qua, vedi. Molto meglio così. Anche qua soprattutto. Sembra Spocco un pochino, è vero. Questa frangia adesso ce ne occupiamo, non ti preoccupare. Ecco qui. È diventato Jim Carrey insieme più scemo. Bon, e adesso ovviamente bisogna... Cos'è questo? Ah, per far l'arzigogolo. Ah, ma la spazzola li pettina e basta. Non posso pettinarli dove mi pare a me. Ok, no, non è quello che volevo ottenere. Cos'è quello? Elastico. Ok. Eccoli là. Perfetto. Visto, vanno un po' scalati i capelli. Belli che mai. Ok. Perfetto. Li taglio anche vicino all'orecchio. Ok. Sì, sì, bisogna scalarli i capelli, perché se vanno lasciati più lunghi in alto. Ok. Vieni qua. Vedi, bisogna scalarli in questa maniera qui. A posto, visto? Vedi che vengono bene poi? Eccoci qua. Posso arricciarglieli? Posso fargli la permanente? Guarda come non si lamenta. Infatti, contento lui, eh? Ecco qua. Una spuntatina. Ecco qui. Ok. Secondo me sta bene, eh? Eccoci qua. Gli ripiastro anche. Vabbè, io direi che possiamo adesso sfoltirgli neanche un po'. Eccoci qua. Boh, li rimbalzamo adesso. Ehi, Gabriel, per dare questo effetto un po' mosso, guarda che ai giovani di oggi piace molto, sai?
Cosmo, grazie per i 9 mesi. Salvadanaio. Si sta bene. Buongiorno. Beh, magari gli porta fortuna. Senti che bello questo suono, però. È molto aerodinamico con questo taglio. Ecco qua. Una bella asciugatina. Ma che bene che sta. Ma com'è lucido qua. Per un periodo un po' estivo. Così quando si poggia sul coso della macchina non suda, no? Ma non vengono asciutti qua, aspetta, eh. Non si riesce. E non li vengono proprio asciutti, non so perché. Devo spazzolare un attimo. Ah, non si asciugano lì, non so come mai. C'è della farina all'interno del nostro phone. Cosa sta succedendo? Ah, perché non gli ho asciugato la parte pelata. Ho capito. Vabbè, ascolta, cazzi tuoi, se ti viene male al collo. Vai via. Finito. Ho finito. Come lo mando via? Gli apro la porta gentilmente. Cioè, te ne vai? Forse perché non gli ho asciugato i capelli per bene? Non va. Ma che io sto così tanto? E che cazzo ne so io? Come funziona sto cristiano qua? Se li piastro saranno asciutti. No, ma è incredibile. Ma come fanno ad essere bagnati? Cos'è che è bagnato? Cos'è? Cos'è sto 28%? C-
Come è successa questa cosa? No, solo lì! È solo qui che bagniamo! Perché? Perché è bagnato qui? Cosa c'è di bagnato poi? Cioè abbiamo la luce... Qui non posso fare niente, qui... La lucidatrice c'è? Guarda, non si ribagna poi. Testo fastidioso. Adesso. Ah, sì, mi ricordo. Sole, salve gattone, ma che bel taglio, grazie. E muoviti. Vediamo, mo. No, non riesco a portarlo sotto il 28%, guardate. Cioè, quella parte di testa deve rimanere al 28% di bagnato. L'orecchio, magari, che ha... Puoi andare a toccarlo per sentire che cosa succede, ma perché... Stava sudando, è probabile, però non va. Non si può, Cold. Ho già provato, almeno per le sopracciglia. Ma se io volessi ricominciare, no? Cioè, c'è un modo per farlo o... Sapete perché usano questo simbolo qua? Il blu non me lo ricordo. Il rosso e il bianco è perché erano dei dentisti anche i barbieri una volta. E mettevano, appendevano i panni puliti e sporchi ad asciugare. E c'erano sia i panni sporchi di sangue che quelli bianchi appesi a prendere il sole fuori e si intorcolavano tutti. Il rosso per il salasso, esattamente. Quindi c'erano questi panni appesi e quindi il blu non lo so perché. Ciao Kiki! Guarda, sei senza internet, mi dispiace, ti sei persa una roba incredibile. Una roba veramente, veramente incredibile. Aspetta che ti avvippo. Che bello il salasso, io ancora un paio di volte l'anno mi faccio una succhiatina. Non so. Cos'è che ho fatto? No, ho fatto delle robe incredibili, solo che... Boh, è venuto così. No, stavo spiegando che
Questo torcigliamento qua era perché appendevano gli asciugamani, quelli rossi sporchi di sangue per il salasso e quelli bianchi puliti fuori, quindi si intorcolavano col vento ed è così che è diventato il simbolo dei dentisti. Il blu qualcuno me l'ha trovato? Max, grazie per i 6 mesi. Il blu non è chiaro, l'hanno aggiunto gli americani, forse per la bandiera. Qua abbiamo finito tutto. Ah, sì, mi ricordo. Non ho più niente da fare. E cosa facciamo noi adesso in 20 minuti? E adesso lo sai. Party Animals, no, ora che apro e faccio tutto è un casino. Quando la pratica di salassi fu abolita, i barbieri ricordavano per tradizione continuare a esporre le staffe, che qualcuno ha deciso a colorare le strisce rosse per rappresentare il sangue bianco per i bendaggi. Prato fiorito, ne facciamo una su Ant? È da un po' che non abbiamo Ant. Sarò ancora capace? C'è la nuova season di Ant. Infatti c'è l'aggiornamento, eccolo qua. Faccio solo una, eh. Sei sempre capace. Ah! Compro il fucile cittone, ma cos'è sta unido d'ape dell'easy anti-cheat che hanno messo qua? Sono bravo? La season 5 di Halo? Ma sti cazzi, finché non esce trama, via. Via, via, via. Sono bravo, coccolino, grazie. Sono fatto male comunque. Il rosso simboleggiava il sangue, il bianco i bendaggi usati per fermare il flusso di sanguigno, il blu secondo alcune interpretazioni indica il colore delle vene. No, è un'americanata sicuro. Oh, entro il disco first try, eh. Eravamo morti l'ultima volta che abbiamo giocato? Ma infatti, Coldo, ma te l'avevo già letto anche a te, scemo. 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 Cos'è? Non ho voglia di leggere, non sono capace a farlo. Sì, ma... Bella sta mazza, però, la voglio. Quanto costa? Acquista livello 1, 200 soldi? Mi piace la mazza, ma non la uso. Dai, 200 se la prendo. Dai. Crepi l'avarizia. Yeah! Avevamo una signora abbastanza cazzuta, vedo qua. Aspetto bestiale non è male. Dai. Allora, aspetta, ce l'ho le cure. Sì, mi ricordo. Mi manca la siringa. No, ce l'ho la siringa, a posto. Devo conto squadre da due, però, per favore. Livello massimo. Grazie a Umbo per i 44 mesi e a Dangraf per i 2. No, non la metto la mazza. Non ho letto la parte delle... Avevi scritto anche tu delle vene? Non ho visto. Scusami, Cold, non ho visto. La uso così, bonk. Danny, grazie per i 27 mesi. Rinnovate perché è partito il treno.
Entro ed esco in 10 minuti con la taglia fatta. Non gioco un FPS da una vita. Che cazzo mi sono messo a fare? Viper, grazie per i 63 mesi. Quando è stata l'ultima volta che ho giocato un FPS? Coso? Starfield? FPS? Samuele, grazie per i 100 bits. Come sta? Meglio, devo dirti. Sotto i farmaci piove pure. No, cazzo, c'è l'assassino. Ho sentito camminare. Ho messo il coccodrillo anche nelle duo. Ciao. Sparano anche abbastanza. Cos'è? Pumpkin Jack? La devo rompere? Sì, mi ha dato i soldini. Cazzo è sta roba? Ah, un... mio, soldi. Che comunque. Un Ghost Rider. Prendiamo l'indizio. Se piove c'è il crocodile. Ah, ok. Chi sei che urla qua? Ah, è la vecchia. Boh, vediamo. Di qua, pedalare. Stanno sparando. Cos'è? Stai frugando l'altare di sacrato. Sì, non dovevo. Erkevec! È scoppiato? Non urlare. Bastardo di un cavallo. Stai zitto. Che sparavano da di là. Veramente l'hai disinstallato, Ricky? È il cavallo che chi va ucciso perché fa bordello. La cappella della Madonna Noir. Come mai l'hai disinstallato, Ricky? L'ho avviato giusto perché abbiamo finito Hairdresser Simulator un'ora fa. Semplicemente poi sono andato avanti un po'. Gli occhietti. Qualcuno ha cagato qua. Le. Io ho ancora quel potere che vedevo la gente attraverso i muri. Sapete che non mi ricordo? Quello dell'evento? Ero troppo concentrato. Dai. Eh no, era della stessa precedente, ma me l'hanno tolta per caso. Non ti gira bene, Ricky? Che palle, mi spiace. Nada. Che bello. Mi sto riguardando Preacher. Non dico che ha questa ambientazione qui, ma un po' quasi. In alcuni segmenti. Non vedo l'ora della serie TV di sto gioco di merda. Il fuoco non è un po' forte. Preacher, Ricky. No, di questo devono fare la serie TV. L'avevano già confermato nel 2020, se non sbaglio.
Poi, su quando uscirà, boh, non si è più saputo nulla da quando l'hanno annunciato. Non spaventa cazzi. Ma c'ha la barba. Ah no, vomita. E lo uccido. Non si può? Ah. Non mi piace il fatto che stiano sparando così tanto. È peggiorata pure la pioggia. Cazzo, il coccodrillo? No, il gioco. Cioè, perché... Ah, devo colpire la testa. Vabbè. Ma che cazzo sparano sti stronzi? Mi sento un po' solo. Giro, buon 44 mesi, grazie mille. Non riesco mica a prenderla, quella cazzata. Ah, per far spazio a forza è disinstallato Ant. Capito, ma quanto spazio c'hai nel computer? Io ho 4 tera tutti pieni. Chi sei qua? Chi sei? Aspetta, guarda, lo prendo così. Così facciamo prima. È già bucato. Ok, è al boschetto di Catfish. Questa è la stagione di caccia al coniglio. C'è il dottore qua. Mazza che seratina de merda qua, su Ant. Assecchiate, scende. Sul pass quando esce forza? Domani! E domani sera giochiamo assieme. Ai termosifoni. Poi se volete unirvi anche voi... Aggiungete gli Ezar, credo, abbia detto. Non sento più sparare. Ecco qua. Basta. Ma che cazzo stanno sparando? Ok. Allora, questi qui stanno sparando al boss. E intanto una roba l'abbiamo capita. La stagione delle anatre! No, è la stagione del coniglio! Questa sarà la stagione baccalà. Ok. Hanno ammazzato il coccodrillo. Dov'è di bello? Lì. Però c'è gente qua all'assassino. Sentite che gli sparano? E l'assassino se la ride anche. Ah, sono là dentro. Tua mamma quella lurida! Non vedo! Cosa ho ucciso? Sono morti? Che palle che c'ho sto mirino che non esiste. Me la sento che me la tirano! Ah, uno zombie. Vada, vada! Una zombie, vada, vada, anche lei! Cazzi loro, insomma. Ma sono morti col fuoco, ma che zombie del cazzo! Best Ed l'ho visto!
Il mirino di quest'arma è veramente da bastardi. Qua piove. È un mirino proprio de merda, perché l'arma in realtà sciotta. Quindi ci sta. Devo averlo un malus da qualche parte, perché quest'arma sciotta da 200 metri. Infatti l'ho pagata un fottio. Hello? No, vado di sopra. Un approccio... Eccolo lì! Liscio gatto! Aia! Ah! Aia! Bastardo! Assassino di merda! Lo odio sto boss. Quanto cazzo lo odio sto boss. No, eh? Lasciami sta... Te sei un figlio di troia. Ho capito, me ne vo. È qui che mi attende? Eccola! No, vabbè, ma come? Che stronza! Neanche un colpo a segno! Ah no, giusto, posso rianimarmi, è vero! Un colpo solo alla testa mi ha fatto, eh? Chiaramente una cheater, la signora Fedova Revanor. I numeri? Inaspettato, signora! Ah! Chi è il campione qua? Chi è? Sono io, aspetta che ci vuole un po' ricaricare. È un'arma lunga da ricaricare questa. Caricatore lungo. Ah, no, sono morto! E ritorno! Come il mago che sono! Via! Dove cazzo sarà stato quello stronzo che mi ha ucciso? Che è sta roba? Mi ha inculato il fucile la stronza qua! Dove l'ha messo? Ridammi il mio fucile. Eccolo qua. Bello che mai. Dov'è quella che mi ha ucciso? È ricominciato a piovere duro. Che giornata di merda. Ah, c'è un morto qua. Ma non è quello che mi ha ucciso. Io andrei. Adesso andrei. Via. Era distante 67 metri l'altro che mi ha ucciso. Ok, grazie. Sono molti 67 metri. Più di due. Aspetta che finisco di ricaricare quest'arma, che ce ne vuole un po'. Anna, grazie per i 31 mesi. Ricky, devi stare tranquillo, eh? Sarei bravo tu a mirare. Dopo 20 anni che non giochi. E qua. No, questo. Dov'è la merda qua? Cazzo, di tutti i boss proprio l'assassino mi doveva capitare. Ciapa, ci ho neanche preso. Quanto mi sta sui coglioni. Ricky, ci c'è il culo, anche a lei.
Sei morto, merda, sei morto. Sei morto. Guarda come mi incula adesso il tipo dei 67 metri. Fammi sarare sta porta. E là non si può fare niente. Ah, non era mia intenzione cadere. Che culo che sono caduto. Chi spara? C'è altra gente qua. Che mossa da maestro. Tutto calcolato, tutto calcolato, ragazzi. Io aspetto, che me frega. 40%. Voluto calcolare. Sì, sì, no, ma è tutto, tutto calcolato, tutto, Se avevo delle munizie. Merda, non mi sono portato via il caricatore di munizie. Ops. Ah, uno è qua a sinistra, lo sentite? Qui, qui dentro, chiaramente. No, no, ma avrà piazzato delle trappole, ma io mica ci entro là. Lo so, scemo. Aspetto che esce lui. Ma questo qui è un figlio di troia! Ma che male! Beh, è un cheater, chiaramente. Come ha fatto? Scusami? Come? No, ragazzi, come cazzo ha fatto? No, non era sotto, era di fronte. Che cazzo, niente. L'ho preso, gli ho fatto un bel male, ma non è morto. Un perk speciale? No, perché non ha neanche ancora preso il coso. Niente, vaffanculo, non sono riuscito a prenderlo. Ma ero distante, Ricky, Affanculo, niente. Posso alzarmi un'ultima volta, ma non so se lui lo sa. Mi sta camminando qui. È stato molto strano comunque, Ricky, Niente. Non lo so, non lo so. Ne avevo uno di colpo nel fucile, Ricky, non sono riuscito a spararglielo. No, mi potevo rianimare perché mi sono preso un perk. Un perk che quando giochi da solo... Allora, che quando sei in coop, quando ti rianimano, hai più vita. Quando giochi da solo ti puoi restare finché non perdi le barre della vita. Adesso si caga addosso. Però è stato molto strano il fatto che mi vedesse attraverso il muro. Perché non aveva neanche raccolto la taglia. Che poi da solo me la poteva lasciare l'altra. Però è strano, Curi, perché ero proprio fermo. Cioè, sono rimasto fermo apposta per tanto tempo. O mi vedeva, come dice Ricky, o è un cheater. Non è possibile. Perché non mi sono mosso apposta per non far rumore, neanche camminando lento. Cioè, mi ha preso sempre. Vabbè,
Comunque, sono le 10 a posto, ce ne andiamo tutti a fare in culo adesso. È stato proprio bello perdere un cacciatore di livello massimo così. Non è manco cambiato arma. Va bene, Ricky, però bastava un colpo e lo shottavo. Non era quello il punto. Non sono riuscito a sparargli più. Ah no, non ho fatto rumore in quel senso. No, no, infatti non mi sono mosso. Ma l'ho anche detto, ho detto sto fermo qua e aspetto che esca. Ha iniziato a spararmi attraverso il muro. Cambiare arma fa rumore. Avevo il perk comunque per non farlo. È morta. Vabbè, faremo la prossima volta. Aspetta, 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 la sputacchiera. Pa, para para pa, pa, para para pa. E vai. Babbana ragazzi, io vi mando da Iona allora, che sta facendo la live code stasera, eh? E salutatemela tanto. Io vi auguro buonasera. Ci vediamo domani mattina sempre con l'assassino e cazzi in culo a tutti. A tutti, tutti, tutti. Buonanotte belli.